Ah, vediamo un po' che ci sta oggi. Un farmacista con donna Concetta, i che femmina graziosa. E ci sta pure Marchese, oi. Ah, Ferdinando carissimo, salutiamo. Professore, che bella sorpresa. Amico caro, quanto tempo è passato. Ho piacere di rivedervi in salute. Ringraziando un Padre Eterno, non mi sento ancora un lione, ma non potevo mancare oggi. E perché? Come? Non sapete. Oggi si parla di Salvatore di Giacomo. Ovvero, quello di Assunta Spina. Isso, il poeta di Napoli. E che bellezza! Shh! Piano, comincia lo spettacolo. Pienamente sta palomma, come gira, come vota, come torna nata vota, sta ceroggia nata tantà. Palumme, chi sta nu lume, non è rosa, o Gesù mina, e tua forza che avvicina te vuoi mettere a vola. Vattene all'ora, vattene pazzarello, va palumella e torna e torna, storia così fresca e bella. Oh, pica il culo, ma voglia piano piano, ecco ma brucia mare, patana voler cacciare. Beh, di Giacomo rappresenta il punto più alto di quello che si è definito la Belle Époque napoletana. È il punto più alto perché è al tempo stesso un professionista, un grande giornalista, grande uomo di teatro e poeta, con tutto il rispetto e con tutta la necessità di moderazione, è un po' il Dante della cultura napoletana, che ha calato nel popolare il nobile. C'è un'altra poesia meravigliosa in cui lui immagina, sempre come trepido innamorato, di alitare, d'inverno evidentemente, di alitare contro una finestra e scrivere col dito qualche cosa. La tuurn cociat facet da finestra na lastra appannà e capondo rudite scrivet, ah, che bene va voglio, nama, tu scrivi e tremman il reget in coppa lastre. Eppure io, Don Henry, bellissima, però la critica feroce di Ferdinando Russo dice: e ma come faceva a leggere all'incontrario? Raccontare di Giacomo, lo scrittore più totale e trasversale di Napoli, che ne ha attraversato tutti i generi, le culture, le voci e le storie, è come fare un racconto delle mille anime di questa, che in fondo è la prima vera metropoli italiana. Una città che è un mondo. Napoli della poesia d'amore, delle canzoni solari e spiegate al vento. E insieme quella malinconica e taciturna, dai suoni più intimi e dolorosi, quella che emerge nei racconti di Giacomo, il cui sguardo è lontano dai fuochi d'artificio, delle canzoni che lo resero noto al grande pubblico, che narrano giorni radiosi o notti piene di lune e stelle affacciate sul mare chiaro del Golfo. Predilige descrizioni invernali, con facciate di case povere e buie, intrise di umido e malattie, dove povere vite arrancano, aggrappate alla vita o aspettano la liberazione della morte. Di Giacomo è uno scrittore essenzialmente melanconico, è uno scrittore autunnale, è uno scrittore che guarda al mondo con grande distanza ma anche con una grande passione interiore, è una sorta di Vesuvio ricoperto dalla neve.
Dietro le botteghe degli usci chiusi, il soffrire di vite sconosciute, storie dimenticate e dolorose di piccoli borghesi decaduti, popolani che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena. La malinconia è un sentimento diverso dalla tristezza. Per esempio, la tristezza è un sentimento più duro, più tragico, ed è, mettiamo, credo, più del siciliano. Mentre invece la malinconia è un sentimento più dolce, più nevrotico, ed è appunto, io credo, del napoletano. Era venuto l'inverno a un tratto, con giornate buie e rigide. La casa di Selletta stringeva il cuore, tutta occupata dall'oscurità. L'umido penetrava nelle ossa. Selletta, lì dentro, ci aveva perso la salute. Ma il napoletano fondamentalmente è triste e malinconico, perché forse i Borboni non sono mai andati via da Napoli, li abbiamo nel sangue. Quindi siamo un popolo molto, dominato, ci hanno dominati gli spagnoli, i francesi, gli svedesi, gli americani, gli inglesi, i francesi, tutti. Perché Napoli è una città che al napoletano dà malinconia, è strano. Io non glielo so dire perché, però è così. È come quando uno vede una cosa molto bella. E perché piange? Perché si emoziona. E che cosa ha toccato questa visione? Il lato suo malinconico. Di Giacomo, che certamente è il maggiore scrittore della civiltà napoletana moderna contemporanea, soltanto Croce riesce a competere dal punto di vista, stiamo parlando dello scrittore, della scrittura, del possesso appunto di doti narrative e così via. Di Giacomo trasforma la materia Napoli in una, credo, irripetibile rappresentazione metaforica della vita. Spesso si è detto di Giacomo non è riuscito mai a scrivere un romanzo su Napoli, ma in fondo Di Giacomo è lui stesso il romanzo di Napoli. Questo romanzo di Napoli, che non abbiamo noi l'ambizione di scrivere o su cui si è già scritto mille volte, è però, sia pure abbozzato, quello che è forse giusto tentare attraverso Di Giacomo, campione di una Napoli che non c'è più e, strana contraddizione, esisterà sempre. Salvatore Di Giacomo nasce suddito di Francesco II di Borbone nel marzo del 1860. Il regno delle due Sicilie è in agonia, ma nessuno prevede che di lì a pochi mesi si ripiegherà su se stesso come un gigante d'argilla. La nascita di come suddito borbonico in qualche misura peserà nella storia biografica di Di Giacomo, che non chiuderà mai questo rapporto con la storia di una grande capitale, la storia di una città che in fondo si era identificata per oltre un secolo con la casa Borbone. Figlio di un medico che morirà nel 1883 nell'anno del colera che devasta la città di Napoli, una malattia, diciamo, antica per la città ma che in tempi di modernità sconcerta notevolmente le coscienze europee, e da una donna, Patrizia Buongiorno, che avrà un ruolo determinante nella sua formazione di uomo, e figlia di un professore di San Pietro a Maiella. Di Giacomo seguì le orme paterne iscrivendosi alla facoltà di medicina dell'Università di Napoli, ma è interessante notare che già negli anni liceali al Vittorio Emanuele ebbe modo di iniziare la sua attività di giornalista fondando un giornale, il Liceo,
su cui esordì come narratore, e i suoi esordi letterari, giudicati dai critici nel corso del Novecento, non sono affatto acerbi e testimoniano invece una sorta di maturità innata alla scrittura. Sant'Aniello a Caponapoli, vecchio accesso all'antica facoltà di medicina presso l'ospedale degli incurabili. Qui di Giacomo vive un evento svolta nella sua vita. Nello scorcio di un malinconico ottobre, tra le 8 e le 9, mi avviavo lentamente alla lezione di anatomia su per le scale di Sant'Aniello a Caponapoli, con le mani in saccoccia, il sigaro inumidito tra le labbra, io salivo quel calvario dei miei 18 anni. Sappiamo che frequentò 2 anni della facoltà di medicina perché, come ci racconta in una pagina di grande valore narrativo, una pagina autobiografica del 1886, apparsa su un giornale napoletano molto seguito dai giovani letterati, L'Occhialetto, ci racconta che andando nell'anfiteatro anatomico per seguire la lezione si scontrò con un bidello distratto che stava portando un carico di ossa, di resti umani, e questo materiale, diciamo, nello scontro rotolò per le scale dell'anfiteatro suscitando il suo disgusto. Queste ossa gli hanno fatto capire che non era il suo mestiere. Ecco, questo è un aneddoto che dà l'idea della straordinaria sensibilità di quest'uomo, ma una sensibilità non, direi, chiusa alla Leopardi, apertissima invece, anche al comico, anche al sentimentale, al patetico. La sede del Mattino, il più importante giornale napoletano, si trova qui, in via Chiatamone. Questa è la redazione del quotidiano, oggi. La lunga storia di questo, che è uno dei punti di riferimento, non solo per Napoli, ma per tutto il Mezzogiorno, risale agli ultimi dell'Ottocento. Se per Di Giacomo il giornalismo fu un inizio e un modo di passare dalla cronaca alla storia, il Mattino fu la storia di Napoli. I creatori delle principali imprese editoriali partenopee furono una coppia senza rivali, Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao. Scarfoglio e la Serao si sono conosciuti a Roma, dove facevano tutte e due i giornalisti. In effetti fu un'unione che nessuno pensava potesse avvenire o, diciamo, sospettava. Perché c'era questo giovane Scarfoglio che correva appresso a tutte le bellissime donne, sembrava attratto unicamente dalla bellezza, dall'avvenenza. La Serao era una donna tutta diversa, era una donna che è scrittrice, che è molto allegra ed arguta, sicuramente, molto simpatica, insomma, ma sicuramente non bella. E, diciamo, le sue attrattive erano, diciamo, attrattive caratteriali ed interiori. Questo giornale ha rappresentato in Italia, secondo me, l'inizio del giornalismo moderno, che significava dare molta importanza alle notizie estere, avere degli inviati. Fu il primo giornale in Italia che fece una tipografia offset, significa stampa a colori con una rotativa. Del mondo dei piccoli artigiani.